Amici di Potere Robotico, abbiamo qui un oggetto misterioso del quale lo strazzone non sa niente. Esatto. Il bottegaio non sa niente e anche voi che state vedendo, i primi che vedono questo video, non sanno niente di cosa c'è contenuto in questo. Perché addirittura ho avuto l'ordine di non mettere, come posso dire, la descrizione del video. Sì, per i primi giorni, così uno va a vedere, a sentire, a cercare. Quindi neanche la sigla iniziale. Ah, perché non si vede l'immagine? Lei mette la sigla solita con sfondo. Metto un punto interrogativo. Io dopo non gliela rifaccio nuova, comunque. Mi rompo le palle dopo di editarlo ancora. No. A lei al massimo cambierà poi il titolo. Il titolo. Cioè, magari lo faccio anch'io stesso. No, ma il titolo un attimo. Dopo 2 o 3 giorni, così sì. Uno quando va a cercare la recensione di questo pezzo. Prima del mercoledì. Martedì lo mettiamo su. Diciamo che la novità è passata. Inquadro anche il suo bel faccione. Che gioia. Ma anche perché oggi è domenica, 19 sì, gennaio. E io mi sono regalato questa cosa. Perché? Perché purtroppo io... Non lo dica così mestamente. Una volta all'anno si festeggia... Una roba. Allora, vi posso dire che questo pezzo qui non era quello che io ho designato per questa data importante. Va bene. Però ho ripiegato, secondo me, su qualcosa di meritevole che è anche tra l'altro appena uscito. E lo sto facendo anche un po' lunga. Sì. Decisamente. Sì, anche perché io non riesco a pensare... Cosa possa essere. Io dico un Transformer. Avrei già detto che sarebbe comunque sponsorizzato da John Show Z se fosse un Transformer. E cosa che non ho fatto. È un Transformer. L'ho già saccuata. Però si trasforma. No. Però è un robottone. Sì. È figo. A me piace. È pigiamato? Un pochino. È un po' pigiamato, sì. Quindi, No. Figa, non brancolate nel buio. È difficile. Dica. Potrebbe essere una Valchiria? Assolutamente no. È un po' più fuori strada completamente. No, perché non si trasforma. Non è un must have, lei ha detto. Quando mi ha detto se è un must have, mi ha fatto un must have. Anche perché non è neanche il protagonista della serie. È un Gundam? No. Sono il Gunjard. Il mio sogno, ho trovato un Gunjard. Io lo sto vedendo. Io lo voglio vedere quando lo tira fuori. Vado? Vada perché non... Non riesce. Leva 02 Metal Beat. Vabbè. Che è un pezzo, tra l'altro, di difficilissima reperibilità. Perché io pensavo fosse. Ecco perché la nave! Diciamo che è associato, e che effettivamente qui ci ho pensato anch'io, ma non è per quella. Sì, ma è per un altro motivo. Perché tra l'altro io lo volevo associare a quell'altro robot che io ho designato. Non ce lo dice l'altro robot? No. Magari glielo dico, ma non qui. Non in diretta. Ma glielo dico poi personalmente. Beh, comunque questa è una nuova uscita. Sì, assolutamente. Io mi aspettavo qualcosa di vecchio. No. Cioè io mi aspettavo un robottone, diciamo, della nostra epoca. No. Vabbè. E però, diciamo che quello che ho disegnato, sì, era un robot della nostra epoca. Ma che non abbiamo visto, perché non è uscito in Italia. Ah, ok. Quindi penso di aver dato un grosso aiuto adesso, dicendole quale robottone poi... Vabbè. Dal Thanos. Noi l'abbiamo visto. Noi invece non l'abbiamo visto. Ah, un robot che non abbiamo visto in Italia. Ma che era della nostra epoca. Ah, ok, va bene. E non è Raiden, perché comunque è stato distribuito adesso in Italia. E non è Xabungel, perché non le piace. No, beh, diciamo che no. Andiamo avanti. Perché secondo me questo qui, dopo aver recensito Leva 01, a ottobre in Giappone, a fine ottobre è uscito Leva 02, è chiaro che sappiamo che le importazioni italiane hanno un po' di latenza, finalmente è arrivato e finalmente ne possiamo godere appieno su Potere Robotico. Che cacchio. Lei non l'ha visto particolare, proprio entusiasta. No, perché sa il mio odio verso Evangelion. Però io... No, odio no.
anzi, ci mancherebbe altro. Ma no, il mio non essere affezionato a Evangelion. So che qua c'è il mio amico bottegaio che mi voleva dare un occione. Era in stato di furia. Era in stato di furia. Esatto, un pochitto. Un pochitto. Però diciamo che comunque come nobiltà di rappresentazione siamo a livelli di eccellenza assoluta, penso, penso, perché io non l'ho ancora aperto. E lo apriremo. Esatto. È aperto, bottegaio? No, lo sta aprendo lui per me. Qui vedete acqua. Molto. E vedete all'interno, dietro della scatola, con la dotazione di vari accessori, e l'altro lato. Quindi, ora, direi che finalmente è ora di aprire, di sverginare questo pezzo. Io taglio, eh? Taglia. Tagli. Taglia lei. Ora, con tutta la dovizia della quale sono dotato, andiamo allora a estrarre tutti i vari accessori, ammenicoli vari, eccetera. Che è la prima roba che vi salta fuori se lo aprite dal sopra. Esatto. Poi viene fuori un'altra ancora parte di accessori che riguardano il display stand. Poi dopo lei da lì, perché da fuori non si può. Arriva un signore. Sì. Le istruzioni. Perfetto. Molto cicciotto e corpulente. Molto bene. E infine c'è il nostro amico signor Paolo, è venuto intanto a trovarci. Esatto. Tiri fuori. Con calma. E abbiamo il polistirolo con il robot in se stesso. Bene. Ora, io la vedo più entusiasta di questo 02 piuttosto che lo 01. Ma come mai? Secondo me perché era estate, c'era caldo. Sì. perché comunque sono veramente pezzi potenti. Cioè, questi metal build sono Leva 01 un po' mi aveva deluso per il peso, ma qua purtroppo il problema sarà, sarà uguale. Su quello non v'è dubbio, anche perché questa qui è una pura opera commerciale, perché tanto il modello è lo stesso, cambiando il colore e cambiando qualche accessorio. Su questo non ci piove. Però l'hanno stampato in 3 copie e quindi diventa una... Invece quell'altro di più? Così così. Né più né meno. Tra l'altro, di questo pezzo la distribuzione italiana poi ha sono arrivate anche notizie che è stato tra virgolette tagliato nei quantitativi. Ora non c'erano neanche cagate. Sì, ma i metal build si sa che comunque hanno sempre delle produzioni alquanto limitate. Ora estraiamo leva. Togliamo le varie plastichine. Sì, guardi, si attaccano. Maledette. Rompono le palle? Sì, sono. Ecco. E qui abbiamo. Palpi. Allora. Come in una precedente intervista che ci è stata posta, anche, io ho detto, ma qual è il modello migliore dell'anno 2019? E io non risposi perché diedi un paio di nomi, di pezzi che dovevamo ancora, tra virgolette, ricevere e recensire. Certo. E questo, se lei ricorda, era uno di quelli. Adesso vediamo se sta in piedi un attimo. E l'altro, si ricorda quale... Beh, il Baxinger. Ecco. Ed era... quello sono molto curioso. Ed era, tra virgolette, vabbè, a questo punto abbiamo anche detto qual era il pezzo che io ho designato. Ok. Da questa data, okay. Ma che purtroppo non è stata... Non arrivò. No. Perché ha subito dei ritardi di... sproporzionati di produzione, tant'è che è uscito prima in Giappone che per il mercato tra virgolette di Hong Kong, e quindi per la distribuzione italiana c'è anche lì purtroppo da aspettare un pochettino oltre dovuto, ma tranquilli che ci arriverà. Non temiamo noi. No, noi
siamo sempre, aspettiamo sempre il 6-6. Quindi la Pose Plus. Noi vogliamo che lei spenda i soldi per noi. Per noi. Sì, ma non si preoccupi che non me lo faccio dire. No, lo so, però non sa mai che si dimentica un giorno. Sensei, posso fare quella domanda di prima? Adesso qui l'ho posato da Cani, quindi adesso un attimo dovevo andare a vedere un attimo gli accessori dei vari fucili, mica pinne, fucili, occhiali, pezzi che poi adesso saranno da applicare probabilmente sopra il modello anche per dargli una degna rappresentazione al 200%. Qui vediamo che ci sono le parti anche da collegare per l'umbilical cable, anche perché questo qui è un robot umanoide dotato di cable, cioè Garaspenna, sì. Esattamente. Va a cavo. Cable management si dice. No, il cable perché non è donato. No, ma la dotazione dei cavi quando dei cioè per console, PC, eccetera. Ah, sì, 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 sì. Si dice così, no? Più o meno. E qui vedete le no, chiaro che lui si era dotato di umbilical cable, che magari avevano estensioni anche di svariati chilometri, perché così si potevano muovere nella zona circostante, anche perché se no erano dotati di batterie e duravano 5 minuti. Poi non è un robot, è un android, un cyborg. Diciamo che è un bagaglio, particolare, esatto. E adesso poi andiamo un attimo a aprire le istruzioni per vedere quali parti se ci sono da allora applicare. Prima di la prima sensazione, la mia prima sensazione, la sua prima sensazione, sensei, poi lo andiamo a palpeggiare. Devo essere sincero, certo, non è il rosso, non mi sconfigge allora, il colore, sì, perché allora se le devo dire, che tra l'altro non ho portato con me il Metal Build Eva 01, quando io lo aprì dal punto di vista puramente estetico rimasi comunque sbalordito. E questa ha la stessa cura a livello di dettaglio, ma questa plastica rossa mi dà la stessa impressione di plasticaccia. Ah, cioè non ha quel, non so bene come definirla, non è brillante, non so, neanche brillante, perché ad esempio lo Zaku Metal Piece ha una sensazione di plastica, un satinato, cosa che mi ha fatto godere tanto, sì. Che in questo caso non è replicato. E questo discorso della plastica lo andrò a tirare fuori anche in un altro pezzo, che poi vedrete sempre su questo canale. Dove volete vederlo, sì. Però devo dire che sì, l'Eva 01, il viola, era reso in maniera... Era molto bello. Suprema. Era molto bello, sì. Qui invece ero partito con più slancio e sono più freddo adesso che lo valuto. Cioè ad esempio... Se sfardì. Sì, però per esempio adesso vi faccio dei paragoni. Prendendo qua. Ad esempio vedete qua dove c'è questo color rame copper? Ok. Anche qui sulle cosce, questo color bronzo dorato. Per me è supremo quel colore, sì, cioè, è fatto bello, male, sì, molto bello. Stessa cosa che rappresenta anche sull'Eva 01, okay, ecco, sì, che era una cosa che risaltava e che dava una profondità veramente ottima, coadiuvato da un viola colorato in maniera delle plastiche, eccetera, eccesso. Qui invece su questa plastica rossa il tutto si va a spegnere in maniera e niente. Se io magari lo potevo disegnare tra i pretendenti del modello dell'anno, già qua si va a spegnere. Magari adesso se lo, se ci mettiamo su un'arma, se ci mettiamo su, però certo, anche le robe. Vedete? Beh, però dietro è fatto molto bene. Sì, cazzo, ma è dietro. Cazzo. Infatti è la stessa sensazione che vedete qua, questa parte metallica ottenuta con è suprema, è fatta molto bene, decisamente sì, che va ad evidenziare le parti cosiddette quasi meglio dietro che davanti, porca vacca. Ci sono anche certe figliole che si fanno vedere meglio dietro che davanti, certo, e questo non ci sono dubbi, e quindi un po' qui è la stessa cosa, sì, no, ma non la gradiamo di dietro, quando poi la vediamo da davanti aiuto, però una volta che la inculi
Adesso lei non esagera. Ma non è un canale per bambini. No, ok, no, adesso lei non cioè adesso non this is not for children. No, decisamente no, però adesso non don't try this at home. Come era la don't try this at home. Quella del Vice. Ora andiamo a vedere un attimino ciò che ci viene fatto vedere sulle istruzioni. Allora, Eva, tra l'altro molto corpose, molto succose, ci viene fatto vedere il... allora, la dotazione, l'Eva, tutti i vari accessori che ci sono, tra le mani, mica le mani, eccetera, le cose da applicare sulle spalle, e, cancheri da mettere sulla testa di questo, che tra l'altro questo qui, questo Eva, è un'interpretazione dell'Eva 02, non è la rappresentazione perfetta di quello che è, appare nell'anime. Come il primo Eva 01, che esattamente. Non era proprio... No, decisamente no. Non riuscivamo a capire bene da dove l'avessero cagato. Esatto, e che ancora adesso non... Qui vedete addirittura queste cose ogivanti sulle spalle dove sparano questi missiloni o questi aghi. Perché... Aghi. Poi vedete che c'ha il cerchietto anche. C'ha il cerchietto. C'ha questo... Qui c'ha anche queste orecchiette da applicare sul cerchietto, che mamma mia. E qui lo vedete... con applicato queste porta armi, c'è un sacco di roba, ecco. E vedete qui com'è bardato, come se fosse uno pronto ad andare in guerra. Eh beh, giusto. E qui vedete il display stand dotato di tutte le sue parti, e vediamo se c'è anche qualcosa. Assolutamente sì, dietro. Questo è quello, no, quello di prima. Questo è quello di prima. Quello lì. Esatto, che è, ce lo fa vedere all'interno dell'hangar, posizionato, pronto per essere equipaggiato e andare in battaglia. Bravo. Bene. Che è ora che fai qualcosa. Io o lui? Lui. Ok. Ok. Quindi io adesso direi che passiamo un attimo alla bardatura. Lo bardiamo. E ci vediamo fra un anno secondo. Esatto. Allora, amici, qui lo vedete, dotato. A parte che ho cercato alla bene meglio di assemblare l'hangar, sì, da dove parte, e alla bene o meglio gli ho anche buttato su qualche armetta. Gli ho messo su questo fucilazzo, gli ho messo su, come vedete, che vi ho fatto vedere dalle istruzioni, intanto queste qui sarebbero delle tasche multiuso, un po' come i muratori e che i ci mettono dentro delle robine, il cutter, eccetera. Qui praticamente hai delle tasche multifunzioni dove potresti mettere in 6 posizioni diverse degli attrezzi. Giusto. E lì ci avrebbe delle armi. Esatto, via, che sono i suoi attrezzi. Certo. Poi qui avete sulle spalle quegli aghi che lui fa partire, eccetera. Poi, sempre sulle spalle, ha anche questi... vediamo un po' se non distruggo tutto. Questi bei non possiamo coltelloni. Sì, sono dei coltellacci questi qua. Poi dotati di questa particolarità, vedete anche questo effetto metallico bello, e cavi all'interno. E adesso li andiamo a riporre nel proprio alloggiamento. E vedete qui il fucilazzo, che è dotato di questa baionetta che può anche rientrare. Bella. Sì. Tra l'altro, no, non è in metallo, mi dava l'impressione che era in metallo. E dunque, poi c'è un accessorio che lì ci sono i, però ci sono, c'è anche il cutter. Vedete che hai dotato anche di attrezzi. Ma pensa te, anche è proprio edili. Sì, sì, è porco cazzo. E c'è anche proprio il cutter, cioè il cutter con la lama estratta. E il cutter chiuso o no? No, sono andato a applicarlo da un'altra parte, non è questo, è quello qua. Qui adesso l'ho applicato in una. Qui vedete che c'è il cutter chiuso. Ah, con... ok. Diciamo che non si... la lama non si estrae, o c'è uno o c'è l'altro. O c'è l'altro, vabbè. Nella fattispecie. Poi stavo guardando, sì, diciamo che praticamente gli ho applicato più o meno tutti gli accessori fattibili. Quindi, dato che sicuramente peserà molto poco, lo andiamo a pesare con su tutti gli accessori. Certo. Per vedere se ne guadagna un pochettino, perché comunque sì, è un metal build, ma metal poco. Metal Chuchmel. Metal poco.
questa straccio bilancia fa sempre dannare. Adesso la facciamo ripartire. Vediamo. Sì. Prima di tutto. Che non stare in piedi. No, no, ci sta. 238 grammi tutto bardato. Beh, vabbè. Molto. La sua forma comunque esile, non è che può. Esatto, esattamente. Però è chiaro che 150 grammi in più, che non so dove gli andavano a zavorrare, comunque non avrebbe stonato. È chiaro che qui il peso al chilo è molto, il prezzo al chilo qui è molto elevato, perché duetti e qualcosa di quel robo qua, sì. Se fosse un chilo andremo a pagarlo sui 1000 euro. Sì, farebbe male al gnau. Ma fa male comunque. Fa male comunque. Boh. E niente, io qui adesso ve l'ho fatto vedere un attimo. Io per questa recensione, ecco, che lo straccione non è, è un po' perplesso. Sì. Però dato che purtroppo, come vi ho già spiegato, lui non era quello designato ufficialmente per questa data, io volevo introdurre una nuova prova che devono sostenere i robottoni. Quindi non è una roba da pagellone, no, ma è una prova che loro devono proprio sostenere. Esatto, che non andrà a influire sui voti del pagellone. Ok. Però ad esempio c'è la prova del girellone. C'è la prova della pesa, vabbè. Ci sarà anche questa prova, che è la prova, io la chiamerò la prova del trider. Oh. Questa prova del trider, che cosa consiste? Vi farò un incipit, c'era l'episodio numero 43 del Trider G7, che si chiamava Una gara tra giganti, ok? Me la ricordo bene, c'era anche un bel robottone, sì, che dava il filo da torcere un po' sì, a Trider. Sì, però era molto gramo quello. Era gramo, sì, perché sì, poi scappava, sì, quando... Sì, sì. E all'inizio, quando c'era questa fiera, viene chiamata, sì, il Trider non, subito non partecipava a questa fiera, arrivava in ritardo e una delle prime prove era quella di sollevare una nave. Esatto. E il Trider ci riesce, il robottone da lei citato ci riusciva, ci riusciva benissimo, senza sì, nessuna fatica, quindi dimostrava anche una buona potenza. Esatto. Il Trider con un po' più di fatica riusciva comunque a sollevare questa nave in questione, una cosa del genere, sì, e però poi sfondava il, sfondava la roba sotto, il pavimento, sì, e sì, quindi non veniva passato di questa prova. Non riesco a capire per qual motivo, perché comunque lui la sollevava. Sì, sì, sollevava assolutamente. Vabbè. Detto questo, vediamo se il nostro Eva sarà in grado, e anche i prossimi robot, se saranno in grado di sostenere questa nave. Va bene. E sulla terra robotico si vede questo. No, ma è molto interessante, a me piace molto questa cosa qua. Comunque vediamo. Capisco la sua perplessità sul soggetto, però... No, non sul soggetto. Sulla sua voglia di farlo. Ah, vabbè, cerco, ma sa che delle volte cerco anche di stupire lei, certo, compresi i nostri fan. Mi sembra strano che tutte le volte lei avrà voglia di mettere una mano apposita a tirare su le perché? Braccia. Perché mi metti di fronte a... alla realtà? Allora lei... Vabbè, vabbè, comunque per stavolta non può... Vedremo se lui. Ci vediamo fra un anno secondo. Sì, adesso va gestita. Da mezz'ora. Va gestita, sì. E se riuscirà a passarla. Certo. Amici di Potere Robotico, vedete che insomma, tra il bene o il male, la prima prova della nave, la prova del Trider. L'Eva 02 l'ha superata, non con il massimo dei voti, ma comunque l'ha superata abbastanza bene. Poi troveremo anche il robottone che proprio fa tipo Ultimate Warrior, che solleva proprio la nave. Oltre la testa. Oltre diciamo, la testa, oltre la proprio testa. La lancia. Naturalmente non abbiamo ancora ringraziato il nostro amico Bottegaio. Che è scappato. Che è scappato perché non ne poteva più di noi. Sì. E sì, ed è la persona... Che ci ha fatto. Sì, mi sono rivolto a lui e ho detto, guarda, ascolta, hai la pazienza e la voglia di darmi una mano per fare questo esperimento che voglio fare nelle recensioni, e lui si è prodigato al meglio delle sue capacità, realizzandomi anche in tempi molto veloci questo kit di montaggio che servirà per questa prova per determinati robot. Molto bene. Soprattutto i super robot saranno tutti sottoposti a questa prova del Trider. E solo
su potere robotico questa roba si fa, esatto. Vabbè, o a meno che, perché tanto ormai qua naturalmente parliamo che queste non sono proprio le proporzioni, no. Ma non ce ne frega niente, no, eh. No. Tanto perché tutti ci copiano, esatto, dal girellone alla pesa, addirittura all'angolo del poverello, ma che abbiamo fatto, quindi cioè adesso rendetevi conto. Quindi qualcuno poi adesso ci copierà anche questa prova, va bene, perché solo su potere robotico potete vedere queste. Comunque il 6, 6 lo porta a casa, sì, anche di più, anche 6 e mezzo, vedremo se c'è chi poi successivamente farà di meglio. Ora, detto questo, gli togliamo questo peso, sì, sopra le braccia, sopra la testa, via, togliamo questa nave, che fica però. No, è fatta molto bene, eh? Bravo bottegaio, bravo all'amico bottegaio. Adesso un attimo riposizioniamo. Lo vuole ribardare o no? No, no, adesso no, pageliamo. No. Adesso andiamo sparati per le nostre cose. Ma non lo girelliamo neanche. Se vuole metterlo sul girello con anche il display stand, non lo so. Ma non lo so, dica lei, se lo vede necessaria. Io lo vedo, sì, io lo farei. Allora faccia, cioè no, ce l'ho qua io. Ce lo metto. Ce lo metta, ce lo metta. Io intanto cambio la tutto in diretta senza tagli, tutto lentissimo. Le, ma comunque io sono comunque contento rispetto con un regalo che mi sono concesso. No, certo, soltanto che fuori onda ho detto, ma io mi aspettavo un robottone della nostra epoca. Ma lei ha ragione. Quando lei mi ha detto, figlio, io ho qua una roba qui, una roba là, ho detto. Adesso ma io volevo creare un po' di. Cazzo mi tira fuori. Volevo creare un po' di. Leva 02. Lei è una sana. Lei è una sana. Allora, signore, passiamo di. Vada, vada. Allora, impatto estetico. Meglio era meglio leva 01. Sì. Quindi io l'impatto estetico alla fine devo dargli un 7, non di più. Materiali. Un 6 e mezzo perché veramente No, dice no, perché tanta plastica, cioè almeno 200 Sì, no. 200 due etti fondamentalmente perché mi hanno tolto anche le barbature, adesso non voglio neanche andarla a pesare. Detto, verniciatura, tra l'altro altra particolarità che mi ha deluso, ho sentito che prima ha detto ma il rosso 7, non di più. Usabilità, allora quella è sicuramente stratosferica perché soprattutto anche la sua forma esile lo aiuta nelle, quindi la usabilità è l'8. Accessori, ci manca solo la macchinina, sì. Mi diceva prima il bottegaio che una roba che lui non gode tantissimo di questi Metal Build di Leva 01 è il fatto che non gli si apra, non si apre una roba dietro che probabilmente dentro ci va la cabina del pilota. Ah, l'entry plug. Ecco. No, no, non c'è, è vero. C'è negli vecchi... Nei vecchi, diceva che quello vecchio c'era. Sì. Comunque, accessori io gli do un 9. Adesso stavo guardando dove era andato a finire la scatola, giusto per poi dopo andremo alla trasformazione, non c'è. Confezione, arriviamo per l'appunto. Piacevole, ma comunque Bandai predilige sempre mettere una foto del proprio prodotto rispetto a una artwork. E qui molto bello, soprattutto quando arrivato. Sì. Naturalmente, se hanno fatto leva 01, hanno fatto lo 02, state sicuri che leva 00 blu e quello giallo sono garantiti, quindi sono altri migliaia di euro che partiranno. Molto bene. Rilievo la scritta Metal Build, la scatola comunque è piacevole, non è super ma comunque buona, quindi io un 8 glielo do comunque. Queste artwork con l'acqua, cosa mi rappresentano? Cioè c'è qualcosa che c'entra con ma adesso non mi ricordo queste bollicine? Se compariva soprattutto nella canzone. No, perché io adesso non ricordo. Rappresentare, sa che quando i
I piloti vanno dentro una roba di gnotica. Ah, ecco, allora vabbè, allora, allora credo che sia per quello, sì. Era anche subito, c'era un po' anche quando veniva Shinji, mi è andato dentro la prima volta, gli detto, riceverei un attimo il trauma, però anche se è un liquido, che è completamente, lo puoi, lo respirare, sì, 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 puoi certo. respirare all'interno. Come in Abyss. Questo non me lo ricordo, però sì. sicuramente... Abyss di che anno era? È del 89. Allora è prima, appena prima di Evangelion, quindi confezione, un 8 gliel'abbiamo dato, non so dove è andata a finire, l'altra penna non quindi, va più? No, l'altra non so dove il cazzo l'ho messo. Ma c'hai lì? Transformer. Senza occhiali sono accettati. Incazzatura, è un po' tra pezzettini, pezzettoni che cadono. Il 6 comunque c'è dell'incazzatura. Longevità. Beh, comunque parliamo di un anime che ha fatto, che a lei non piace, e quindi già la premetto, però è un anime che ha fatto la storia, che ha segnato una generazione. Quindi non è quello dell'anime. No. Quindi non è il principale. Non è il principale. Beh, comunque è pilotato da Asuka Sora Langley. E che era, diciamo, l'opposto di Shinji, perché lei era il composto da tutti i DNA migliori presenti sulla Terra per creare il cosiddetto soldato. Cioè perfetto. un figone. Sì. Poi dopo le prende da Shinji, che è il primo. Che ne è? Esatto. Quindi si fa capire. Quindi longevità di comunque questo Eva per me è un 7. Rapporto qualità-prezzo 4,5. Perché stiamo parlando di 220 e poi passa euro in pre-order, per poi solo che aumentare per sto coso. Quindi una signora nobiltà. Sì. Giudizio finale. La mia delusione, purtroppo, viene anche a inficiare sul giudizio finale, che lui sicuramente non è il modello dell'anno, se lo potrà essere lo sarà level 01 tra i due. Tra i due, quello che è di diritto è Leva 01. Quindi per me il giudizio finale è 6,5. Boh. Per completismo, e se potete farlo, prendetevelo. Sì. Se no, non mettete le balle. Esatto, salutando scusa. Ah, e dobbiamo salutare una persona. Salutiamo il nostro amico Jerry Dunlop. Che è un grande, un grande. Cioè, veramente, su inglese è... Sì. Ma noi lo saluteremo spesso. Sì, tutte le volte che ci ricorderemo... Ma cazzo che abbiamo la felpa con scritto ciao Jerry Dunlop. Esatto, e tra l'altro... Faremo... questa volta non è con noi, ma chissà. Se domani magari sarà con noi Jerry Dunlop. Ma chi lo sa? Chissà. Un domani. Sarà magari tra noi. Ciao Jerry. Ciao Jerry. Salutando scusa.